All'interno di Palazzo Montanari è allestito il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, intitolato a padre Stefano Troiani, che ne fu il fondatore e l'ideatore. Il palazzo, nel centro storico di Sassoferrato, fu costruito sulla collina che divide in due la zona del castello e del borgo. E secondo storici locali, la struttura originale era un fortilizio risalente all'anno 1000. Successivamente divenne monastero per le suore benedettine con la denominazione di Santa Margherita in Paravento e nel XIX secolo un orfanotrofio femminile. Il museo nasce nella seconda metà del Novecento come progetto di ricognizione, conservazione e promozione delle arti e tradizioni del territorio di Sassoferrato. Articolato in sei sezioni, si sviluppa su piano terra e seminterrato ed ospita circa 1500 pezzi. Al piano terra si trovano quattro sezioni, che sono la lavorazione della terra, la lavorazione dei prodotti, le lavorazioni domestiche e i mezzi di trasporto. Al piano seminterrato ci sono gli ambienti domestici e le lavorazioni artigiane, che ricostruiscono attraverso gli arredi e gli oggetti dell'epoca l'atmosfera che si respirava sia nella casa contadina che nelle botteghe artigiane.